me è divertuto, ma grazie soprattutto perché io sono qui oggi, non perché ho fatto questo cammino da solo, perché ognuno, diciamo, in questa stanza ha fatto un contributo al mio percorso. Sono arrivato qui, sono arrivato qui in Italia solo con una maglietta e un pantaloncino, senza scarpe, senza niente. Ma io oggi sono un dottore in ingegneria, ma non guardo, diciamo, il voto e le cose, ma è tutto il percorso fatto fino ad oggi, perché il mio successo oggi è un segno che questa città può offrire tutto, può offrire tanto. E per noi Winner è veramente un grande esempio che vogliamo portare a testimonianza del suo grande coraggio intanto, quindi del suo grande merito e della nostra voglia, del nostro desiderio di essere a disposizione della terra e delle popolazioni che in questo lembo di terra vivono. E quindi questo io volevo dire a Winner. Volevo però non trascurare i ringraziamenti molto importanti per il Dipartimento e per i colleghi che lo hanno accolto, come accolgono tutti, come accolgono tutti le studentesse e gli studenti che si iscrivono in ingegneria o alla Mediterranea in generale. Sono contento anche della capacità di accoglienza della comunità regina, in senso lato, che ha saputo accogliere e anche dare opportunità di crescita, e contento infine dell'Università Mediterranea per le opportunità che fornisce al territorio, l'opportunità di crescita, di riscatto sociale. Il concetto di università come ascensore sociale, come crescita sociale e culturale, è un concetto che si va perdendo, mentre invece è un valore rilevantissimo. Un motivo di riflessione per quello che può significare un patto sincero tra il territorio e le istituzioni. E lui ci ha creduto in questo patto. Noi crediamo nell'opportunità che ci possono dare i giovani, e i giovani possono credere nelle opportunità che può dare l'istituzione e il territorio, e tra queste l'università. La storia di Winner rappresenta una duplice vittoria. La prima è quella del riscatto, della speranza, perché oggi si lancia un messaggio comunque di speranza, si racconta un'altra storia. E la seconda è quella della testimonianza che all'interno della Mediterranea ha la possibilità di ricercare anche le proprie inclinazioni, seguirle, trovare uno spazio di realizzazione è possibile.